Da bambina avrò avuto su e giù 8 anni, avevo una compagna di classe a cui invidiavo una e una sola cosa, il suo nome. Nella mia testa era ricorrente un pensiero: perché mi devo chiamare per forza Fiona e devo sempre spiegare agli altri da dove sono, di dove vengo, perché sono qui, perché ho questo nome strano? Perché sì, il mio nome, Fiona, suscitava sempre troppe domande. Quando siamo piccoli, l'unica cosa che vogliamo è appartenere. Vogliamo che i nostri genitori ci vogliano bene e vogliamo essere accettati dagli adulti, da tutti in realtà. Sappiate, è questione di sopravvivenza, perché un bambino da solo non può sopravvivere, quindi vuole essere accettato. Ecco, io mi sono sempre ritrovata controcorrente contro la mia volontà, sempre. È faticoso, sapete? Questo nome così esotico io lo odiavo perché mi faceva sentire ancora più diversa rispetto agli altri. Già ero albanese e albanese, il bonus, albanese in Italia negli anni 90, era una roba orrenda. Avevo 2 genitori che insegnavano danza. Vai a spiegare agli altri che lavoro è i genitori che insegnano danza. E in più, la mia passione erano i videogiochi e, sottolineo, sono una femmina, quindi era tutto sbagliato. Ci mancava solo il nome strano e avevo fatto bingo. Ero diversa, punto. Ma io non volevo esserlo. Questo era il mio fardello e me lo dovevo portare dietro. Ecco perché nella mia testa di bambina di 8 anni la soluzione era chiamarsi Federica. Mi avrebbe in qualche modo aiutato a mimetizzarmi in quel sottobosco di bambini. Oggi però ho fatto pace con il mio nome e anche col mio passato e anche con le mie origini soprattutto. E quando dico a tutti che mi chiamo Fiona, tutti si ricordano di me. È il mio marchio di fabbrica, non potrei più farne a meno. Scusate, sono arrivata così a bomba e non mi sono presentata. Ciao a tutti, sono Fiona Ciacalli, ho 35 anni, lo so che non li dimostro, sono nata in Albania. Oggi sono un'imprenditrice, una content creator, che intasa la timeline dei suoi follower di video, di auto e di tecnologia tutti i giorni. Ho vissuto una vita sempre facendo il contrario di tutto. Ma che cosa significa vivere una vita al contrario? Per esempio, il mio asilo era un teatro dell'opera, quello di Tirana, dove lavoravano i miei genitori. Io non sono mai andata all'asilo in vita mia. Molti albanesi sono venuti negli anni 90 col gommone, col barcone, mi pigliavano in giro sempre, ma io sono venuta qui fingendomi la figlia di un pilota di un aereo di linea a 5 anni, cioè 007 a 5 anni, anche se il mio unico problema era sapere se l'aereo andava dritto a testa in giù, ma questa è un'altra cosa. Quindi capite bene che la mia nuova vita a 5 anni iniziava così, facendo attenzione a nascondere chi realmente fossi. Il primo giorno di elementari ho consumato tutte le lacrime che avevo in corpo perché nessuno mi aveva detto che mamma e papà non ci sarebbero stati. Io non ero mai andata all'asilo, quindi non lo sapevo come funzionava. E in tutto questo avevo un grembiule nero e non bianco come tutti gli altri bambini. Ma in Albania così ce l'avevamo noi, nero grembiule. Questa è mia mamma. Mentre gli altri bambini avevano il supporto dei genitori per studiare, per fare i compiti, io una volta ho provato a mia mamma a chiedere che cos'è il complemento oggetto. Lei purtroppo non parlava benissimo italiano, quindi non sapeva esattamente. Ho visto tipo una pagina 404 comparire qui, cioè si era rotta la mamma, l'avevo mandata in tilt, ho dovuto riavviarla. Poverina. Mi si spezzava il cuore a vedere i miei genitori che non parlavano bene l'italiano, che spesso prendevo i libri, i miei libri di scuola, andavo lì e facevo: mamma, adesso dobbiamo studiare, io ti dico una parola e tu mi devi dire qual è l'articolo che regge, perché non mi puoi dire il carne, è sbagliato. 8 anni avevo, cioè il mio unico problema era integrare la mia mamma, anche se una volta però non l'ho corretta perché ha detto la pasta, oggi mangiamo la pasta con la peste, e a me ha fatto un sacco ridere. Mi reggeva sempre il gioco quando probabilmente il suo unico problema era chissà se questo mese riuscirò a mandare dei soldi ai miei genitori a casa. Trovavo le case e le vite delle mie compagne di classe di danza un paradiso. A parte la mamma di Stefania che un giorno mi ha detto: scusa, ma in Albania avete le strade? No signora, noi volare non abbiamo bisogno di strade. Che fatica, capite adesso perché io vado tutte le settimane dallo psicologo? Tu devi dimostrare che valere più di italiani, anzi tu meglio, diceva Ludmil, che poi Ludmil è anche mio padre. La soluzione per spogliarmi di questa dolorosa all'epoca albanesità, che oggi non mi tocca neanche, anzi sono contentissima, era una sola. Io dovevo dimostrare di valere quanto voi, anzi forse un pochettino di più. Ho
Ho iniziato quindi a competere ferocemente con me stessa, complice anche la danza e il fatto di avere il Ludmil come maestro, cioè una sfiga incredibile. Il Ludmil non mi correggeva mai, cioè lui diceva: allora io non ti guardo, tu guarda le correzioni che io faccio alle altre ragazze e tu cerca di impararle da sola, così poi ti rafforzi, ti fortifichi. Scusate, cito un poeta contemporaneo che diceva: ma che comportazione è questa? Ecco come fin da bambina venivo instradata a intraprendere le mie passioni come qualcosa da forgiare nel fuoco del ferro e della disciplina, da affrontare come se fosse il più duro dei lavori. Ho fatto danza anch'io per tanti anni, sapete, ma il mestiere della danza non faceva per me. In realtà non ditelo a nessuno, non ero dotata fisicamente, quindi niente, va bene le passioni, va bene tutto, ma bisogna avere anche del talento. E io probabilmente dormivo quando madre natura aveva deciso di distribuire il collo del piede alle ballerine, che se non lo sapete è una delle caratteristiche fondamentali che devono avere. E quindi me le sono fatta la ragione. Nel frattempo crescevo e più diventavo indipendente. Oh, che bello, adesso sono adulta e posso decidere per me stessa quello che voglio fare. Ad esempio uniformarmi agli altri, seguendo quel desiderio di quella piccola Fiona bambina. Il mio vero lavoro, il mio primo vero lavoro a cui mi dedicai era la commessa. In un negozio di abbigliamento, sbagliato, in un negozio videogiochi. Quando ero ancora bambina, mio papà fece uno sforzo economico incredibile per comprare quello che lui chiamava computer, proprio scritto con la K, perché la K in Albania, computer, scritto come si legge, lo portò dall'Italia in Albania e diceva che tutti giocavano con questo in Italia. E io ci giocavo, era il mio gioco di famiglia. Per me i videogiochi erano un momento di aggregazione a casa. L'atto controcorrente di quest'uomo, privo di qualsiasi pregiudizio, è stato quello di regalare alla figlia femmina nel 1991 qualcosa che all'epoca, ma forse anche un po' oggi, è considerato da maschi. In Albania invece non esisteva questo gioco, per cui lui non aveva nessun tipo di pregiudizio nella sua testa. Per lui era per tutti, vedeva che mi divertivo, quindi per lui andava benissimo. Ho lavorato poi per 6 anni in una centrale operativa, quella di Europa Assistance, una compagnia assicurativa, Ineura, così la chiamavamo. Ho imparato a lavorare in una grande azienda. Ho capito che cosa significasse davvero far parte di essere un piccolo ingranaggio dentro a una struttura gigante. E ho capito qual era la traduzione di farsi un mazzo così. Il mio lavoro era quello di salvare le persone che si sfracellavano in giro per il mondo, perché era un'assicurazione sanitaria, però seduta su una sedia da ufficio, in posti che non conoscevo, tipo Trinidad e Tobago, ma chissà dov'è sto posto, poi l'ho scoperto. Dopo 3 anni sentivo di aver imparato tutto quello che questo lavoro aveva da offrirmi. Ma cosa avrei potuto fare d'altro? Da un lato avevo un contratto a tempo indeterminato, e sarei stata la pupilla di Checco Zalone, lui contentissimo del mio posto fisso, perché avevo gli straordinari pagati, tredicesima, quattordicesima, ferie, visite mediche pagate. Ero in quel flusso che tanto desideravo da piccola, quella normalità che agognavo. Dall'altra però ardeva un fuoco talmente grande da spingermi all'esplorazione. Sì, ma di cosa esattamente? Beh, conoscevo i videogiochi, piacevano tantissimo. Che scema. Dove avrei mai voluto andare io con i videogiochi? Ho deciso però di concedermi una possibilità. La possibilità di iniziare qualcosa e magari di sbagliare. A casa mia, con 2 genitori étoile, l'errore era un po' così, un piccolo segno, una vergognina, una piccola onta. Io l'ho sempre vissuto come un modo di imparare come non fare le cose. Quindi, che dire, avevo 23 anni, potevo fare quello che volevo e non dovevo più rendere conto ai miei genitori. All'epoca andavano di moda i blog, non c'era TikTok, non c'era Instagram, c'erano questi blog, bisognava farli a mano, compilare, era un delirio. Provai ad approcciare in primis dei siti grossi di videogiochi e ovviamente presi delle sportellate in faccia con ovviamente pianti e grasse risate da parte degli altri. Loro ridevano, io ho riso proprio poco. Io però in realtà non chiedevo niente, se non una piccola possibilità di provare a scrivere, capire che cosa volesse dire. E allora ho detto, sì, volete scherzare con un albanese? Mo' faccio da sola. E quindi mi rimboccai le maniche e
avviai un blog tutto mio, comprai dei libri evidenziatori, iniziai a studiare come si curava un blog, che cos'era il content marketing, che cos'è un piano editoriale, come si gestiscono, all'epoca c'era Facebook e Twitter, c'erano ancora i dinosauri, ma si usavano principalmente queste due piattaforme. Dopo giorni insonni e con grande soddisfazione ne parlai con qualche collega in Europa Assistance, qualcuno mi prese in giro dicendo non farei mai niente, e altri invece mi aiutarono, magari qualcuno con il sito, qualcuno con la grafica. Era nato ufficialmente il mio blog, Games Princess. Games perché ovviamente parlavo di quello, di videogiochi. E quel Princess era un po' così, voleva dare un segno, perché quella principessa ero io. E volevo essere padrona di quello che mi sarebbe successo, del mio destino. Non ero lì ad aspettare l'intervento di un tizio baffuto in salopette che di mestiere fa l'idraulico. Di chi sto parlando? Mario. Yuhu! Avete indovinato. Poi piano piano iniziai a scrivere questi articoli che erano dei temi delle elementari e spero non esistano più da nessuna parte. E piano piano iniziarono a contattarmi delle ragazze perché volevano, che coltivavano il mio stesso sogno e le mie stesse ambizioni, e mi chiedevano posso scrivere per il tuo sito? No, aspetta, la cosa mi prendeva davvero in contropiede, perché ho detto ma cosa vogliono queste? Il mio sito è mio e poi io non sono nessuno, come mai potrei aiutarle? Poi piano piano realizzai che in un modo inaspettato, forse assolutamente in modo inavvertito, il mio bloggettino, perché così lo chiamavano e così lo liquidavano, stava diventando uno spazio libero che poteva dare rifugio a tantissime ragazze che volevano scrivere dei videogiochi, ma là fuori si sentivano giudicate. Avevo inavvertitamente avviato una piccola rivoluzione, creato un porto sicuro, un esperimento di inclusività. E niente, quindi iniziai ad avere queste ragazze con me a scrivere e il mio bloggettino stava diventando qualcosa in più. Iniziò quindi a formarsi un team e le ambizioni diventavano sempre più grandi. Lavoravo 6 ore al giorno in Europa Assistance, turno pomeridiano e notturno. Avevo tutto il resto della giornata, perché attaccavo il turno alle 5 alle 6, avevo quindi dalle 8 del mattino fino alle 6 per studiare, per imparare cose nuove, per imparare questo lavoro del blogging. Mi distruggevo di straordinari tutte le estati. Io ero quella che prendeva i capodanni, i natali, tutta l'estate, perché avevo bisogno di soldi. Dovevo portare a casa più soldi possibili perché mi serviva per avviare un'attività. Questa attività del famoso bloggettino, senza avere un piano, senza avere un business plan, senza avere un business model. I primi soldi che presi da Europa Assistance li investii per andare a una fiera internazionale. E sì, avevo preso, matta completamente, avevo preso le ferie per andare a lavorare in una fiera. Destinazione? E3 di Los Angeles. Per chi conosce il mondo dei videogiochi, l'E3 sa di che cosa sto parlando, è una fiera immensa, gigantesca. E questa sono io, con un microfono da 30 euro e una fotocamera che avevo elemosinato agli amici di Samsung, che continuerò a ringraziare per tutta la vita. Per farvi capire il mio livello di preparazione dell'epoca, non sapete quante volte ho infilato il jack del microfono dentro le cuffie e facevo questi colossal muti bellissimi, cioè vincevano degli Oscar. L'unico problema era che erano a colori. Sbagliavo, piangevo, non mi sentivo all'altezza e probabilmente non lo ero all'epoca. Eppure ogni piccolo errore, ogni inciampo, ogni sbaglio, ogni fallimento era uno stimolo e rappresentava la certezza che mi stavo muovendo nella direzione giusta, che la mia vita controcorrente, cioè che la stavo vivendo controcorrente per la prima volta, piccoli passi, ma lo stavo facendo perché io volevo viverla controcorrente. E quei piccoli errori mi hanno aiutato a capire che stavo andando nella direzione giusta. A un certo punto dovevo decidere cosa fare perché non potevo lavorare 18 ore al giorno. Venne quindi il momento di fare il salto nel vuoto. Dopo 6 anni lasciai Europa Assistance. Nel frattempo Games Princess era diventato Tech Princess. E c'era una nuova veste grafica, arrivarono anche dei collaboratori maschi, nessuno li aveva obbligati. Avevano alzato la mano, mi avevano scritto dicendo a me piace la tua realtà, posso scrivere per il tuo sito? Oh zio, si chiama Tech Princess. No, ma mi piace molto. Ok, va bene, ero contentissima. C'erano collaboratrici, nuove responsabilità, sfide e ormai il sito non parlava più di videogiochi ma aveva iniziato a parlare di tecnologia, di auto, di lifestyle e anche di viaggi. Nacque quindi una società addirittura che gestiva tutte le attività del portale. Mentre io, oltre a scrivere i miei famosi temi, che ormai erano un po' migliorati, avevo iniziato a fare video su video. Non mi sentivo all'altezza, continuavo a non esserlo.
Perché sapete, fare il video non è una cavolata, cioè fare il video è una fatica mostruosa, è un fallimento a volte feroce, che comporta fatica ed edizione, in cui bisogna metterci la faccia, esporsi in prima persona ed essere pronti a raccogliere l'applauso del pubblico, ma anche spesso qualche uova marcia, qualche pomodoro, perché capita anche quello, ma va messo assolutamente in conto. E se in tutti questi anni mi sono ritrovata a appoggiare il sedere su macchine tipo queste, una Lamborghini, una McLaren, una Tesla, è solo perché, vedendo quei video, le aziende hanno iniziato a reputarmi all'altezza. Hanno cominciato a ritenermi una professionista in grado di poter recensire i loro prodotti, le loro auto. Questo è un risultato che continua ancora a stupirmi, ma continua a stupire anche persone là fuori. Tipo il tizio che l'ultima volta mi ha detto: oh, ma la guidi tu questa macchina? Oh zio, sono appena scesa da questa macchina, come faccio a non guidarla io? Questo succede perché, oltre a essere albanese, avere un nome strano, essere donna, ho anche passioni che vengono reputate da maschi. Questo succede di continuo perché vivo in un mondo, cioè, anzi, ho scelto di vivere in un mondo controcorrente, ma la cosa ha smesso assolutamente di pesarmi. La vera cosa che mi dà fastidio e che ancora mi pesa, invece, è dover rispettare le aspettative degli altri, dovermi schiacciare in un modello preconfezionato e preconfigurato per me. Dopo una vita controcorrente, questa testa qui è dura, è durissima. Io voglio romperlo quello schema e lo faccio tutti i giorni. E ho anche dei bernoccoli da qualche parte, ma grazie al cielo non si vedono. Il mio lavoro, i video, le presentazioni, le interviste, i viaggi, i festival, tutte le cose che sono finita a fare e non avrei mai immaginato di fare, le collaborazioni che faccio con questi colossi della tecnologia e delle auto, tutto questo non fa che riportarmi a quel passato. Penso a quella bambina che si sentiva a disagio perché aveva quel nome strano, era in un paese diverso, in un mondo al contrario, che però un giorno decise che l'unico modo di sentirsi viva e di sentirsi dritta era quello di vivere controcorrente. È un esercizio inutile e anche dannoso. Il nostro passato, per quanto difficile o facile, piacevole o spiacevole, ci restituisce la misura di quello che abbiamo imparato, di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Perciò ascoltate il vostro passato con affetto, accoglietelo, abbracciatelo anche. Imparate dai vostri errori, siate liberi pensatori e concedetevi carezze e critiche se lo ritenete opportuno. Ascoltate gli altri, ma non lasciatevi condizionare dai loro pareri o dalle loro aspettative. Ma siete voi a farlo. Siate liberi di scegliere la vostra vita controcorrente, che voi abbiate un nome strano oppure no. Grazie.